il regolamento che abbiamo predisposto e che ha avviato il suo lavoro di approvazione, il suo percorso di approvazione in giunta, terminerà con la prossima giunta, quindi diventerà poi esecutivo, va proprio in questa direzione. E io ringrazio Confindustria e l'ASI di aver lavorato insieme a noi alla scrittura di alcune norme che mi piace ricordare, perché in qualche maniera sono poi i punti cardine di questa, diciamo, riforma. Noi innanzitutto abbiamo stabilito che nell'assegnazione dei lotti vengano diciamo in qualche maniera valutate prioritariamente le imprese anche di nuova costituzione, sì, formate dal, scusa, sono troppo forse rapido, imprese anche di nuova costituzione formate da giovani imprenditori. Per giovani imprenditori si intendono le compagini composte da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni oppure prevalentemente tra i 18 e i 35 anni, ed è il punto G-bis del regolamento che vi hanno, diciamo, consegnato. Naturalmente un occhio all'ambiente è fondamentale, il punto G-ter. Noi privilegiamo le imprese dotate di sistemi avanzati di certificazione ambientale. Questo punto si collega a quello precedente, al punto di bis, dove naturalmente valutiamo le proposte contenenti progetti di investimento a basso impatto ambientale. Quindi in qualche maniera abbiamo scritto quelle che sono le nostre priorità: i giovani, le imprese che in qualche maniera hanno un rapporto stretto con la tutela dell'ambiente. E poi naturalmente l'altro punto, quello di l'assegnazione di suoli a imprese assegnatarie che dimostrano di aver realizzato almeno il 90% dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire i livelli di produzione e di occupazione pari al 70% di quelli previsti, diciamo, dal disciplinare.